Dal 27 al 29 novembre a Vigianello si svolge la terza edizione della TTLP, Turismo e Tempo Libero Pollino. La manifestazione di quest'anno, organizzata dalla Proloco, dal CEAS Pino Loricato e dall'Associazione degli Operatori Turistici di Vigianello, è dedicata al turismo scolastico. Si tratta di un educational rivolto agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, che offre il prodotto territorio del Pollino incentrato sulla natura e sulla biodiversità, facendo svolgere attività orientate alla fruizione del tempo libero, all'educazione ambientale e alla sostenibilità. Gli insegnanti, i professori e i dirigenti scolastici, provenienti soprattutto dalla Puglia, hanno potuto implementare progetti, viaggi di istruzione, visite guidate, al fine di accrescere nei ragazzi crescita sociale, ambientale e atteggiamenti responsabili. Hanno aderito inoltre anche alcune agenzie di viaggio specializzate nel turismo scolastico, dedicato all'educazione ambientale. Da dove viene? Vengo da Bari, anzi esattamente Molfetta, provincia di Genova. Quello può essere, questo può essere. Orizzonti marini, quindi completamente diversi. È la prima volta che venite qua a Vigianello? È la prima volta, però c'è grande entusiasmo, molto, molto bello. Vi piace questo posto? Prima? Sì, questa passeggiata nel bosco la trovo magnifica, la trovo poi in autunno con le foglie, i colori, una cosa splendida. La ringrazio. Si rinnova qui a Vigianello l'appuntamento con la TTLP, la fiera dedicata al turismo, al tempo libero e ai prodotti e alle attività del Parco Nazionale del Pollino. Quest'anno la fiera è dedicata alle scuole, ospitiamo i dirigenti scolastici, i docenti, gli operatori della scuola per mostrare sul territorio, su Vigianello e sui paesi del parco, quelle che sono le peculiarità e le eccellenze, i prodotti della biodiversità. Uniti a ciò le attività che stanno caratterizzando un po' l'offerta turistica del nostro paese, dei borghi della dorsale lucana, del Pollino, quindi l'acqua trekking, il trekking, il rafting, le attività legate alla montagna, le attività invernali, quindi lo sci da fondo, le ciaspolate, eccetera. Quindi queste attività, che diventano un prodotto unico, rientrano adesso quest'anno in un percorso dedicato alle scuole. Le scuole che stanno cominciando a frequentare i nostri paesi, il turismo scolastico è in crescita e quindi in qualche modo l'offerta di quest'anno va a intercettare questo peculiare percorso turistico. Quindi siamo contenti di avere ospiti molte scuole pugliesi, campane, che hanno aderito all'iniziativa e diamo il via quest'oggi appunto alla tre giorni, che ormai è diventato un classico, sono tre anni, dedicata appunto all'offerta turistica dei nostri paesi. La TTLP ha lo scopo di far conoscere il territorio di Vigianello e del Pollino ai vari visitatori. Il tema di questa terza edizione è un educational tour scuole, atto a far conoscere ai dirigenti scolastici il territorio di Vigianello e dell'intero Pollino. Oltre al territorio verranno anche prese in considerazione le strutture che possono accogliere i vari visitatori e le varie gite scolastiche. Questa edizione della TTLP è stata realizzata grazie al contributo dell'APT Basilicata, dell'amministrazione comunale, della Proloco e della nuova associazione nata a Vigianello, ATOV, che racchiude tutti gli operatori turistici dell'area di Vigianello.